Buon lunedì, buona settimana, buon lavoro, buono studio, grazie di cuore alle ricercatrici e ai ricercatori che in Italia, primi orgoglio del nostro paese, della nostra sanità, della nostra ricerca, nonostante stipendi da fame, contratti da fame, hanno isolato il virus del coronavirus su cui tutta la comunità scientifica sta lavorando, quindi orgoglio, giù il cappello e grazie, e quindi speriamo che sia l'inizio di un percorso di salute che tenga a bada tutte le preoccupazioni più che legittime, visto che i morti ormai sono arrivati quasi a 400, quindi grazie a chi ci ha dedicato giorni e notti, grazie a tutti coloro che stanno facendo controlli, qualcuno si è svegliato in ritardo, però meglio tardi che mai, uniamoci senza far polemiche, anche se evidentemente mentre altri paesi hanno da subito controllato chi entrava e chi usciva in Italia ci è voluto qualche giorno in più, ma fa niente, l'importante è il risultato, così come sulla giustizia. Speriamo che questo governo spieghi agli italiani quanto durano i processi e quanto siamo innocenti o tutti colpevoli a prescindere, e la Lega è a disposizione di chiunque, maggioranza o opposizione, voglia seriamente lavorare perché i processi abbiano un inizio e una fine e non siano tutti sotto processo a vita, perché sarebbe una barbarie evidentemente. L'accordo con i 5 Stelle prevedeva una riforma del processo penale che si è persa nei meandri del Parlamento e di Palazzo Chigi, quindi speriamo che il signor Conte, al di là degli insulti nei confronti miei e della Lega che lo contraddistinguono quotidianamente, riesca ad avere tempo per dedicare un po' d'attenzione alla riforma del codice degli appalti che tutte le imprese stanno aspettando e anche alla riforma del processo. Oggi a Palermo ad esempio sono in partenza, sono qua a Fiumicino, incontrerò gli avvocati oltre che i poliziotti, gli imprenditori e i commercianti. Avete visto, nelle prossime settimane non solo non mi fermo ma aumento la voglia di incontrare, quindi le tappe, spero che ci sarete anche voi perché sono tappe aperte, evidentemente momenti di ascolto, di confronto, di raccolta di proposte con chi vive queste città, da Reggio Calabria a Napoli, da Milano a Padova, da Torino a Lecce, passando per Roma e per Pesaro. Non ci fermiamo, settimana prossima il Senato voterà e finalmente, dico finalmente, sul mio processo, uno dei tanti, perché ogni giorno arriva una nuova richiesta di processo per Matteo Salvini, quindi sono qua a disposizione, sapete dove abito, sapete cosa sono, conoscete il mio conto corrente, quindi di tutto posso essere accusato fuorché di essermi arricchito o di aver rubato. Se dovrò essere processato perché ho bloccato 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 sbarchi, chiamatemi in tribunale, ci vengo di corsa, ci vengo a testa alta a rivendicare un'azione politica fatta non per interesse personale evidentemente, ma per interesse nazionale, per orgoglio, sicurezza e dignità del mio paese, perché i confini di un paese sono sacri. La stessa Costituzione ricorda che la difesa della patria è un dovere di ogni cittadino, quindi per me non sarà un processo ma sarà una medaglia che mi invoglierà a lavorare ancora di più. Ancora meglio, giovedì sarò a Reggio Calabria a ringraziare donne e uomini di Calabria che ci hanno dato una fiducia inaspettata, commovente, straordinaria, e dovremo rispondere coi fatti, lavorando sulla sanità, sull'ambiente, sui rifiuti, sulle strade, sul piano spiagge e sul lavoro, soprattutto, che è l'emergenza di questo paese. I dati economici purtroppo di settimana scorsa sono pessimi, sono devastanti. Un'Italia con imprenditori e lavoratori straordinari, ostaggio di tasse e burocrazia. Quindi la Lega c'è, la Lega è pronta ad ascoltare tutti, a coinvolgere tutti. Stiamo lavorando agli stati generali dell'agricoltura, dell'impresa e del volontariato, per coinvolgere quelle tantissime realtà del terzo settore, del volontariato, della cooperazione bella, vera, sana, per affrontare alcuni temi, ad esempio quello della psichiatria, su cui la politica dorme, su cui il governo non fa nulla, che è un'emergenza nazionale. Quindi su due temi magari potete dare una mano anche voi con le vostre esperienze professionali o familiari: droga e psichiatria. Lotta alla droga e cura di una malattia devastante. Qualcuno pensava di risolverla chiudendo gli ospedali psichiatrici giudiziari o i vecchi manicomi, si chiamavano così, ma adesso il problema è tutto a carico delle famiglie, della società, delle
donne e degli uomini della polizia penitenziaria, visto che in carcere è un problema devastante quello legato alla psichiatria. Quindi su questi due temi scomodi per la politica, ma che entrano in tante famiglie, in tante comunità, in tanti paesi, lotta alla droga e cura della psichiatria, vogliamo essere pronti, primi, veloci ed efficaci. A proposito, io ringrazio, mi hanno scritto alcune mamme del quartiere del Pilastro a Bologna, vi ricordate quello delle polemiche, che mi hanno detto grazie, ed è un grazie che mi ha aperto il cuore, perché stranamente dopo la mia presenza, dopo la nostra denuncia, da qualche giorno sotto quei portici non ci sono più spacciatori. Mi hanno detto grazie Matteo e io dico grazie a voi. Mi è costato polemiche, minacce, denunce, insulti, ma se la mia presenza e il vostro coraggio hanno allontanato, magari per qualche giorno, magari per qualche settimana, gli spacciatori di droghe e di morte da quei palazzi, da quei portici, da quei giardinetti, da quel quartiere, sono contento, ho le spalle larghe, non è qualche insulto o qualche minaccia di morte che mi spaventa. Se riesco a salvare qualche vita, ad aiutare qualche mamma, aiutare qualche figlio e qualche ragazzo, la mia giornata ha un senso. Quindi lotta alla droga e sostegno a chi combatte contro la malattia psichiatrica, abbandonato da tutto e da tutti. Quindi saluto Andrea, saluto Roberto, saluto Maria Pia, saluto Fabio, saluto Alessandro, saluto Dalia, saluto Argia e grazie, perché noi non molliamo mai, non ci fermiamo mai. Segnatevi il weekend di San Valentino, è 14, 15, 16 febbraio, weekend degli innamorati. Noi saremo in 1000 piazze italiane innamorati della libertà, proponendo la tessera della Lega per il 2020, che è un piccolo gesto da 10 o 20 euro, non di più, ma per noi è motivo di orgoglio, perché più siete, più sentiamo vicino il popolo italiano. Se processano me, processano un popolo. Quindi grazie ai medici, grazie ai ricercatori, grazie ai volontari, grazie ai poliziotti, grazie all'Italia che chiacchiera poco e lavora tanto. Adesso volo verso Palermo e aspetto questa splendida città. Mi hanno scritto alcuni abitanti del quartiere Ballarò che già mi ringraziano, perché il solo annuncio della presenza di Matteo Salvini a Palermo ha costretto stanotte il sindaco a far pulire quartieri e quartieri della città. È già un risultato, quindi magari ogni settimana annuncio che vengo a Palermo in una periferia diversa, così almeno i cittadini di quel quartiere vedono un po' di pulizia, di ordine e di decoro. Non è così che si fa politica. A casa mia il sindaco di Palermo dovrebbe curare la sua città sempre e comunque, a prescindere dal fatto che arrivi o non arrivi Matteo Salvini. Però come per gli spacciatori di Bologna, ci sono pochi salotti e tante piazze, pochi ristoranti eleganti e tanti quartieri popolari. Sono con voi, vi ringrazio, vi saluto e vi abbraccio. Ringrazio Andrea, ringrazio Chiara Maria, ringrazio Lia, ringrazio Massimo e ringrazio tutti quelli che ci stanno aiutando a combattere per un'Italia più bella, più ricca, più pulita e più sicura. Grazie di cuore ad Alessandro, grazie a Eric, grazie a Gaetano, grazie ad Andrea. Vado, se no mi lasciano a piedi. Buona settimana di cuore.